L'ultima giornata del girone d'andata propone sul neutro di Pineto il derby tra due squadre in cerca di punti preziosi per uscire dalla zona pericolosa della classifica. Pino Di Meo passa al 4-3-3, dietro non c'è Ricci, al suo posto Chiocchia, sulla mediana Meola con Bacicalupo e Dicillo. In avanti il tridente, Traini, Sivilla e l'ultimo arrivato Sarrizzu. Avezzano, dopo una settimana movimentata con la conferma di Andrea Liguori in panchina, si schiera con il 4-2-3-1 con l'ex camerlengo subito in campo a sostituire l'infortunato Fanti. Crasse e Morales in mezzo al campo, sulla tre quarti Agate, Quatrana e Cancelli, in avanti Rabbeni. Partita dal valore importante che gode sin da subito di buon ritmo, con il Chieti a fare la partita e l'Avezzano a giocare di contropiede. Proprio da una ripartenza all'undicesimo minuto Agate se ne va sulla destra e serve al centro Rabbeni che sottoporta, impreciso ma l'attaccante era finito in fuorigioco. Al 25esimo primo squillo nero-verde con il neo arrivato Sarrizzu che riceve la sponda aerea di Traini e con il mancino prova dalla distanza ma la conclusione risulta imprecisa. La gara resta piacevole con l'Avezzano che si rende pericolosa in due occasioni, la prima al 27esimo con Agate che incrocia il tiro dalla destra ma la conclusione dell'esterno bianco-verde non inquadra la porta. 4 minuti dopo tocca a Rabbeni in ripartenza, l'attaccante è bravo a lasciare sul posto il diretto avversario e a calciare in porta con il mancino, bravo a farsi trovare pronto Bruno che si allunga e sventa il pericolo. Ma il Chieti di questo primo tempo sembra una squadra rivitalizzata e al 34esimo trova il vantaggio, sfondamento sulla sinistra sull'asse Chiocchia di Cillo con quest'ultimo che mette in aria per Traini, bravo con il mancino ad eludere l'intervento di Magri ed infilare con il destro le spalle di Camerlengo con l'attaccante ad esultare insieme ai suoi tifosi. Ma le emozioni in questo primo tempo non sono finite perché l'Avezzano ha l'opportunità di pareggiare nell'ultimo minuto di recupero quando Agate mette in mezzo, errore in chiusura di Chiocchia che regala un rigore in movimento a Rabbeni ma l'attaccante spara incredibilmente alto sulla traversa. Ad inizio ripresa subito il raddoppio del Chieti con Bomber Sivilla, bravo a controllare l'interno dell'area di rigore il pallone proveniente dalla destra e a infilare Camerlengo con una conclusione centrale, non esente da colpe, proprio l'ex portiere nero-verde. Continua a spingere il Chieti che adesso vede la vittoria più vicina e sulle ali dell'entusiasmo sfiora il Tris ancora con Sivilla al tiro dei 25 metri con la sfera che bacia la parte interna del palo e poi danza sulla linea prima di essere spazzata via dalla difesa. Girando alle sostituzioni con i mister che ridisegnano i propri schieramenti, l'Avezzano a trazione anteriore si fa rivedere in avanti al 20esimo con Quatrana che dalla sinistra in scivolata non riesce a inquadrare lo specchio. Al 32esimo ci provano ancora i marsicani con un'azione confusa in area di rigore con la difesa teatina che si salva grazie ai riflessi di Bruno. I 5 minuti di recupero sono una formalità con il Chieti che gestisce il finale e regala ai suoi tifosi un bel Natale battendo nel derby l'Avezzano. I marsicani possono recriminare per le due occasioni sprecate nel primo tempo che avrebbero potuto disegnare un'altra gara. Si riprenderà dopo la sosta natalizia con il Chieti di nuovo in casa contro l'Avastese, l'Avezzano attesa dalla dura trasferta di Campobasso. Presidente Paris, venivate da una settimana movimentata e nel primo tempo si sono visti gli effetti perché si è visto un Avezzano diverso, poi nel secondo tempo la squadra è un po' calata dopo il raddoppio del Chieti. Ecco, si può lavorare però per fare bene e uscire fuori da questa zona. Sì, squadra ancora insufficiente, primo tempo abbiamo sbagliato quei due gol, credevo più semplici con Rabbeni, poi... Nel secondo tempo squadra da 2,5 neanche, quindi brutta, così faccio fatica anche a ragionare con un minimo di ottimismo, però so che devo ancora mettere mano al reparto avanzato e quindi lo farò a questo punto con il mercato dei professionisti. Ho sempre pensato in grande, sempre guardato la classifica dall'alto verso il basso. E però spero di trovare le forze anche mentali, no? Perché non è facile uscire da questa situazione. Spero che dopo la pausa natalizia ci possa essere un'idea precisa. È chiaro che tutti sono sotto una sorta di lente di ingrandimento, la società non è né sorda né cieca e quindi vuole vedere il massimo dell'impegno da tutti. Ecco, per concludere, il mister? Oh, il mister, nonostante la squadra non giochi per niente, rimane, è chiaro che è una cosa che io mi auguro che possa cambiare nel breve giro di altre due partite. Mister Di Meo, con due attaccanti, il terzo aggiunto, si è visto un altro Chieti, un Chieti più spregiudicato in avanti.
Questa volta due azioni, avete fatto due gol, si è visto il Chieti che voleva mister Di Meo? No, ancora non ci siamo, assolutamente non è così, perché ancora non accorciamo le seconde palle, ancora non ci accorciamo con la difesa salendo, ancora manca qualcosa, fisicamente ancora non ci siamo. Mancano tante cose, la cosa bella è che ci hanno messo la voglia di vincere, questa cattiveria giusta che piace a Messi, però dobbiamo migliorare, il giorno di ritorno è tosto, le squadre sono tutte battaglie come oggi, quindi non bisogna perdere mai la bussola, bisogna stare tranquilli, bisogna rinforzarci con gli under perché abbiamo problemi ancora con gli under, agli under ci sono problemi, sono pochi e abbiamo bisogno di un altro centrocampista davanti alla difesa che il presidente sa, quindi le cose principali dobbiamo dire perché io non voglio prendere in giro la gente, non voglio prendere in giro nessuno, la gente mi conosce, ho parlato con i tifosi, quelli che contano, loro sanno quello che do io e loro sanno l'impegno che ci metto e la voglia, quindi io sono qua per salvare il Chieti con la grinta e la voglia che ho addosso, c'è una voglia stratosferica per salvare il Chieti, però bisogna sistemarci tutti quanti, ma adesso passiamo un buon Natale però ci dobbiamo sistemare. Io voglio fare un augurio a tutti quanti i tifosi di Chieti, che passino un buon Natale e che il giorno di ritorno ci aspetta una bella battaglia al ritorno. La sappiamo qual è quella partita. Va bene.